visita nelle paludi è stata molto fruttuosa, ha permesso al paradosso di fare una bella scorta di legna, nucee ramificanti, e adesso che ha il vetro azzurro potrà certamente migliorare la qualità della sua vita e dei suoi arredamenti. Naturalmente, presumo che inizierà dal piano superiore. Sto bevendo una lattina di Pepsi. Fa molto caldo oggi. Nonostante siamo le 4 del mattino, fa un caldo della Madonna. Che poi mi chiedo per quale motivo dire fa un caldo della Madonna, quando sicuramente la Madonna non soffre caldo. Sarebbe più adatto dire fa un caldo del diavolo. Purtroppo siamo arrivati alla nota dolente di dover rompere e quindi buttare nel cesso il lavoro fatto di questi vetri. Ma per il momento non abbiamo il piccone con tocco di velluto che permetterebbe di rompere il vetro senza distruggerlo e quindi poterlo riutilizzare. Ma non siamo sufficientemente preparati per questo, ma presto lo saremo. Bisogna solo aspettare il tavolo degli incantesimi, i libri. E probabilmente a furia di provare, di provare, di provare, di provare a fare libri che contengano incantesimi, alla fine, magari randomicamente, dovrebbe capitare il tocco di velluto. Naturalmente, per quel tempo avremo sicuramente dei diamanti sufficienti per poter fare un piccone di diamante col tocco di velluto. Magari con un poco di pazienza riusciremo a unire insieme i libri in modo da fare un'indistruttibilità 3, oppure magari salterà fuori un'indistruttibilità 3. Però per fare tutto questo dovremo andare in miniera e darci sotto a cercare ferro, oro, diamanti, lava, ma cosa più importante, perché adesso con questa nuova versione del gioco, per poter incantare gli oggetti, cioè hanno diminuito il costo dei livelli per incantare gli oggetti, però hanno messo dei malus in più, nel senso che se vuoi incantare gli oggetti devi utilizzare i lapislazzuli, che prima erano un elemento solamente che veniva utilizzato o per fare i vetri colorati o come decoro, essendo dei blocchi blu, adesso invece sono necessari per poter incantare gli oggetti. Secondo me hanno messo questo malus in più, non perché magari i lapislazzuli non se li cagava nessuno nel gioco, ma per rendere la cosa più complicata da un punto, anche se l'hanno fatta più leggera dall'altro. Comunque, già che siamo in argomento, visto che praticamente molti di quelli che fanno gameplay su Minecraft, molti non lo fanno, ma la pietra rossa serve per fare i circuiti. Sì, ma che tipo di circuiti? Se qualcuno può farmi ottenere, mi può dare dei consigli per fare i circuiti, per fare magari le porte scorrevoli, oppure un ponte che si apre se arrivano nemici, eccetera, eccetera. Se mi può fare questi progetti, magari io e Paradosso li possiamo provare a creare. Per esempio, un sacco di volte io ho provato a fare con la pietra rossa nel mio gameplay qualche macchinario per poter far sì di creare un ponte mobile e cose del genere. Però è andato tutto in merda, in vacca completamente. Quindi, se qualcuno qualche anima pia volesse darci, anzi, volesse darmi qualche consiglio su come fare questi circuiti, eccetera, sarebbe cosa molto, molto pratica.
Almeno così eviterei di fare delle figure di merda a raffica quando faccio gli eventuali. E sicuramente molta gente mi direbbe vaffanculo perché io ho sempre disprezzato il gioco di merda. Sì, vabbè, ma solamente perché cioè, a questo mondo nessuno può mai sbagliare. Vedo che praticamente però adesso sta cercando di recuperare un po' di acqua. E a quella distanza riesce a prenderla. Salute! Secondo me ha sbagliato a mettere l'acqua ai due angoli, se la metteva una a fianco all'altra. Ah! Funziona anche così, non lo sapevo. Non si finisce mai a imparare. La cosa positiva di vedere il gameplay che fa il mio fratellino è positiva perché così imparo magari qualche nozione sulle meccaniche di gioco di Minecraft che probabilmente non conosco. E voilà, e la zappa è pronta. Quello che mi chiedo però, ho sufficientemente semi per... Vabbè, per il momento penso che incomincerà ad arare. Aspetterà che il terreno sia tutto ben idratato e poi seminerà. Non lo so perché, lo so che, cioè, so che potrebbe sembrare che sono di parte, ma quando vedo Paradosso giocare a Minecraft mi sento rilassato. Cioè, mi piace il suo modo di gestire le cose. Forse un po' troppo tranquille, un po' troppo rilassato, un po' troppo pacate. Esattamente l'opposto di come gioco io a Minecraft, che lo vedo come una guerra. Invece lo vedo come un modo di migliorare le cose. Cioè, cercare nuovi metodi. Cioè, chi gioca a Minecraft probabilmente vuole una vita semplice, una vita serena, tranquilla. E si crea un mondo pacifico. Anche se invece questo mondo porta il nome della sua fidanzata. Ed è probabile, ma non è certo perché bisogna vedere se riesce a convincerla, in futuro probabilmente qualche commentary ai suoi gameplay potrebbe farlo proprio la sua fidanzata. Cioè lui ci mette l'ingegno e il movimento e la fidanzata ci metterà la voce. Purtroppo voi sapete bene che la fidanzata è cieca e quindi non può giocare a Minecraft, per cui... Cioè, farà il commentary? No, sto pensando appunto una cosa. Lei è cieca, quindi non vede quello che fa Paradosso. Come cazzo pensa di fargli fare il gameplay? Non gli può... Mi viene il dubbio che io dovrò suggerire alla ragazza, cioè dovrò spiegargli quello che sta succedendo, e la ragazza farà... Non avevo pensato a un menage a trois. In senso buono. Sì, rimane con me, se qualcuno pure fa la battuta, la ragazza non è cieca nel senso che è cieca sulla mappa, è non vedente. E non è per il fatto che è non vedente che ama mio fratellino. L'amore può nascere nei modi più assurdi. Pensate a me. E quando avevo 15 anni mi ero innamorato di una suora. Mai fatto una cazzata più grossa. Tanto più che la suora ha ricambiato. Questo è stato il problema. Infatti, dopo quella situazione, la suora ha dovuto lasciare il convento. E da lì mi è venuto in mente il fatto di che probabilmente se lei, cioè io l'ho fatta cadere in tentazione. Nella mia vita ho fatto tante stronzate, però probabilmente questa qua è la più grossa che ho fatto.
Forse per questo che ho un rapporto così controverso con la religione. Tecnicamente io sono ateo. Cioè, non credo che esista un Dio. Però sono sicuro che esiste un popolo. Qua sorge un controsenso, giusto? Se esiste il diavolo, dovrebbe esistere anche Dio. Avere la consapevolezza che esiste il male significa che esiste il bene. Fino a qui è tutto giusto. Ma io penso che esiste il male e non penso che esiste il Dio. Cioè, penso che esiste il diavolo, ma non penso che esiste Dio. Per un solo motivo. Il diavolo agisce sugli esseri umani. Gli fa commettere le peggiori atrocità, gli fa commettere le cose più schifose di questo mondo. Se il diavolo, dato che il diavolo esiste, perché le azioni malvagie ci sono. Penso che Dio non esiste per un semplice motivo. Perché il diavolo interagisce con l'uomo quotidianamente. Il diavolo aiuta tramite malvagità l'uomo. Dio no. Quindi il diavolo esiste in forma non spirituale solamente, ma anche in forma pratica. Dio invece, dopo tante apparizioni passate, si è fatto più vedere. Questo cosa dovrebbe significare? Che il diavolo si fa vedere perché ha mania di protagonismo? Perché Dio non si fa vedere perché non vuole rovinare l'immagine che gli esseri umani hanno di lui. Vabbè, queste sono mie elucubrazioni mentali, lasciamo perdere. Quando incomincio a parlare di queste cose non si sa mai dove vado a parare. E vorrei evitare di fare incazzare sostenitori di fedi differenti con i miei prologhi. Sono qua per fare un commento a questi video, però purtroppo, visto che paradosso, a differenza mia, è molto lineare a fare queste cose, visto che non so che dire, perché purtroppo è un commento e non è che lo sto commentando in tempo reale mentre lo vedo. Quindi non ci sta emotività eccessiva. Per esempio, se adesso arrivasse uno zombie da dietro, probabilmente farei un salto dalla sedia. Però io sto pensando a una cosa, la fissazione che ha mio fratello di costruire crocifissi. E visto che sta creando un pontile, e lo sta facendo di una forma abbastanza... Ah, meno male. Pensavo che voleva costruire la classica croce, ma a forma di pontile stavolta. Ah, no, ha fatto solamente un pontile largo. Meno male, avevo paura che voleva fare la classica croce. Per una volta mi sono sbagliato. Per una volta. Adesso? Ah già, ne sta suonando, giusto. Mamma si sta chiedendo come me la... ha sbagliato. Visto che ha messo i mezzi blocchi, automaticamente il punteggio sarà sollevato. Come pensi di risolvere la cosa, fratellino? Naturalmente nel modo più semplice. Iniziando a creare una staccionata
rialzata. Mi chiedo se c'è abbastanza legno. La cosa interessante è che sta lavorando di notte. Di solito di notte non lavora mai perché vuole evitare di schiattare. Ma in fondo lavorare sul mare significa anche essere, avere una certa protezione dai zombie. E adesso cosa pensi di fare? Ok, utilizza i mezzi blocchi per fare un rialzo, così tiene lo stesso il pontile senza troppe problematiche. Però furbo. Ecco fatto, si è creato il pontile con una piccola incanalatura per poter camminare. Vabbè. Ok ragazzi, il video sta per finire, per cui se vi piace mettetelo che mi piace, condividete, iscrivetevi al canale se volete e supportate con un poco di amicizia disinteressata questa serie. Ok? Grazie.